Come sapete, oggi siamo qui per uno spunto di riflessione, grazie ovviamente alla Fondazione Giorgio Castelli. E l'argomento di oggi, che è abbastanza specifico, però io credo che potrà sicuramente dare degli spunti di riflessione molto, molto seri, molto profondi, importanti, e che devono suscitare in noi uno spunto proprio di presa di coscienza di quanto sia importante crescere sotto questi aspetti di io credo proprio di rispetto nei confronti degli altri. La tematica è al di là e ritorno, libere considerazioni in tema di rianimazione cardiopolmonare. Tutti sappiamo perché siamo qua, come dicevo l'argomento è molto specifico, però credo che ci sia in fondo qualcosa di molto molto che vuole proprio smuovere le nostre coscienze, ed è questo che vuole fare la Fondazione Castelli. Vorrei richiamare, prima di dare ovviamente la parola al padrone di casa che ci ospita a Zingaretti, vorrei richiamare proprio due numeri che devo dire proprio in relazione al ruolo di cui io mi occupo giornalmente, mi ha lasciato abbastanza, mi ha fatto riflettere molto, perché leggevo che, se non sbaglio, ci sono 60.000 morti l'anno per appunto arresto cardiopolmonare, se non sbaglio, Castelli, vero? Questo è il numero, che detto così forse sembrano tanti, ma neanche, però leggevo che ce ne sono, muore una persona ogni 10 minuti, quindi veramente è un dato molto forte, quindi è un 2% che si riesce a salvare. Se invece nel caso ci fosse un intervento immediato nei 4-5 minuti di quando accade il fatto, si possono salvare addirittura fino al 40% di vite. Quindi mi sembra veramente che, ecco perché parlavo di presa di coscienza su un aspetto di questo tipo. Allora, immediatamente darei la parola al padrone di casa, perché poi abbiamo delle testimonianze che riusciranno a toccarci il cuore, e poi anche la presenza, come vedete, del Monsignor Fisichella, Walter Veltroni e Giustinelli, quindi insomma tutti presenti per unire le forze e cercare di smuovere le coscienze di tutti. Buongiorno, io sono semplicemente un minuto semplicemente per salutarvi, ovviamente, e per ringraziarvi per aver scelto la provincia come occasione di questo incontro. Come è stato detto, molto specifico ma molto utile, anzi io credo che uno dei problemi che abbiamo in particolare nei luoghi delle metropoli è ritagliarci il tempo necessario per avere l'occasione di discutere, confrontarci e anche cercare di capire. Il tempo dato invece spesso ci impone dei tempi della vita nei quali mai o quasi mai si ha tempo per riflettere su di noi, sulla vita, su come relazionarci agli altri, e quindi trovare occasioni come queste, un sabato mattina, per riunirci in una comunità per riflettere su temi così importanti, è sicuramente parte di una costruzione di un tessuto civile al quale crediamo molto. E quindi non solo darvi ovviamente il benvenuto in questa sala che abbiamo voluto dedicare alla figura straordinaria per Roma di Monsignor Di Liegro, ma dirvi anche grazie, perché è evidente che questa sala è a disposizione, lo sarà sempre, per momenti di riflessione, di approfondimento e per ritrovarci in momenti di raccolta e discussione e confronto come questo. E quindi sono io che ringrazio voi, perché in qualche modo siete parte di un piccolo progetto di costruzione di una civis in questa metropoli alla quale teniamo molto, e buon lavoro. Grazie. Ebbene, vogliamo entrare immediatamente nel cuore della giornata. E io volevo invitare Daniela Milazzo, che ci racconterà in modo seppur breve però la propria esperienza, quindi la testimonianza di cui vi parliamo prima. Daniela, come vedete, è molto giovane, si stava per sposare, quindi era in pieni preparativi, no?
E ad un certo punto c'è stato un evento che, insomma, in qualche modo ha un po' destabilizzato la sua situazione, non è così, Daniela? Esattamente. Io mi trovavo a Roma per lavoro, ero uscita dall'ufficio, dovevo recarmi in centro, ho preso la metropolitana alla stazione Marconi. Mi ricordo perfettamente di essere salita sulla metropolitana. Poi sentivo il mio cuore battere velocemente. A un certo punto le gambe non mi hanno più retto, mi ricordo di essere crollata a terra. Sono stata colpita da una fibrillazione ventricolare. La mia fortuna è stata avere una persona vicino che probabilmente sapeva fare, cioè sicuramente sapeva fare la manovra la respirazione cardiopolmonare, e ha avuto la prontezza di portarmi fuori dalla metropolitana, fuori dal vagone, alla stazione San Pietro, c'è il defibrillatore. Credo sia una delle poche stazioni che abbia il defibrillatore. Io devo la vita a una persona capace a utilizzare il defibrillatore, e al fatto che in quella stazione era disponibile. Premetto che io mi sono assentata da questa vita un paio di minuti, credo, e in questa assenza ricordo il silenzio. Sono stata catapultata in un luogo pieno di luce. Mi sembrava di essere in mezzo al sole, come se mi può rendere l'idea. E il silenzio, ricordo la luce e il silenzio di questi momenti. Dopodiché mi sono risvegliata, ho aperto gli occhi nella stazione della metropolitana, circondata da persone. Io pensavo di essere semplicemente svenuta. Invece solo successivamente mi è stato spiegato quello che mi era capitato. Sono stata ricoverata all'ospedale Manini, un ospedale dove ho trovato una struttura valida e medici che mi hanno preso in cura, oltre che sotto il profilo medico, anche sotto il profilo umano. E in questo caso vi posso dire che a 29 anni un arresto cardiaco penso che nessuno abbia mai messo in conto. Però devo la vita a Roma, perché a Roma c'era il defibrillatore in quella stazione. Io non sono di Roma, quindi mi sento mai legata a questa città. E mi è stato impiantato in seguito successivamente a questo evento un defibrillatore sottopettorale, in modo da scongiurare eventuali arresti. Sono qua, sto bene, il 25 giugno mi sono sposata, ho una vita davanti e potrò avere dei figli, quindi la mia vita sarà una vita normale, grazie a un defibrillatore e a una persona capace di usarlo. Non aggiungerei altro, e vorrei Luigi, che è appunto anche lui giovanissimo, abbiamo appena saputo papà di tre meravigliosi figli, e c'è stato un episodio diciamo sì, molto simile a quello che ha scritto Daniela. Buongiorno a tutti. Io un anno e mezzo fa circa giocavo a calcio e sono stato colpito da arresto cardiaco durante una partita di calcio. E, ahimè, non c'era defibrillazione, non c'era ambulanza, non c'era medico, non c'era nessuno a bordo campo, anche se il campionato era il massimo esponente a livello regionale. E sono stato a terra 8-9 minuti senza nessun soccorso, se non con l'aiuto di due miei amici che hanno provato a fare un massaggio, ma senza esserne capaci. Dopo 8-9 minuti è arrivata l'ambulanza e hanno iniziato il massaggio cardiaco e la defibrillazione. Sul campo sono stato defibrillato 3 volte senza nessun esito, e tant'è vero che andando via dal campo mi avevano, diciamo, si era sparsa la notizia di una morte sul campo di calcio. L'infermiere che mi ha soccorso ha visto la fede al dito, ha detto, contro il parere dell'altro medico che era in ambulanza, che diceva ormai ragazzo non c'è più niente da fare, ha continuato a defibrillarmi per altre 2 volte. Alla quinta defibrillazione mi sono ripreso, ho ricominciato a respirare autonomamente. Mi hanno portato al Sant'Anna di Pomezia, che era a 70 metri dal campo. Dopodiché sono stato trasferito al San Camillo e messo in coma farmacologico.
La sera arriva da mia moglie e i parenti, gli hanno detto se si risveglia sicuramente avrà dei danni cerebrali importanti perché è stato troppo tempo a terra senza soccorsi. Il giorno dopo alle 3 di pomeriggio mi sono svegliato tra lo stupore generale, che non avevo nessun danno né a livello fisico né a livello cerebrale, e questo ancora oggi nessuno se lo spiega, perché io sono qui tra voi e perché sono qui senza danni. E dopo un mese di degenza in ospedale hanno scoperto che avevo un ponte miocardico, quindi una vena che si infila nel cuore e poi riesce, e io gioco da quando avevo 5 anni, l'episodio mi è successo a 31, con tutti i controlli del caso. E niente, sono stato io di quel giorno, non ricordo nulla, anzi, non ricordo né la domenica né tantomeno il sabato, prima che c'era il battesimo di mio nipote, non ricordo assolutamente nulla, e niente, non ho ricordo. E viceversa, raccontavo a Rita qualche giorno fa che quando avevo 7-8 anni sono stato colpito da una meningite e lì, mi ricordo come se fosse adesso, vedevo mio padre che mi portava in ospedale come se fosse un film, cioè io ero spettatore del mio trasporto in ospedale, vedevo tutto dall'alto, anche lì ho fatto 2 giorni di coma e lì, dicevo, ho raccontato sempre a Rita che camminavo sulle nuvole, cioè per me era un pavimento soffice e ho incontrato una persona che non ricordo se era mio zio o un'altra persona che conosceva mio padre. Al risveglio dal coma ho detto a mio padre, ci guarda papà, ti saluta questa persona. Lui ha iniziato a piangere e solo dopo ho scoperto che questa persona era deceduta. E niente, quindi questa è la differenza tra i miei 2 episodi. Poi ad aprile, dopo 4-5 mesi, come Daniela, mi hanno impiantato un defibrillatore. A febbraio è nata la mia terza figlia, mia moglie era incinta di 5 mesi e sono qui, meno male. È evidente che abbiamo voluto